Ciao a tutti e via di nuovo a ruota libera. Allora, mi è stato chiesto di parlare di gonfiori alle gambe, stasi venosa, gambe che si gonfiano. Allora, qui è un discorso un po' lungo da fare perché comunque ci sono diversi argomenti da trattare. Innanzitutto l'alimentazione, che deve essere assolutamente perfetta, e ovviamente i gonfiori sono dati da intossicazione interna, quindi in uno stato infiammatorio, se noi siamo geneticamente portati per avere quel tipo di problema, quello diventa il nostro punto spazzatura. Quindi la stessa cosa, la ritenzione, la cellulite, quando ovviamente è in eccesso, perché non si può pretendere a 60 anni di avere le gambe perfette, ci mancherebbe altro, però quando è un po' eccessiva è proprio dovuta a questo problema. Sono la stasi venosa, cioè il fatto che ci sia, diciamo, questi gonfiori, che possono essere sia a livello di gonfiore alle gambe, partono comunque tutti da uno stesso problema, anzi da diversi stessi problemi. Uno appunto è l'alimentazione, l'altro problema assolutamente è la pigrizia. Le gambe sono gambe, servono per muoversi. Non si può stare bene se perlomeno, almeno guardate, con un orologino da pochi soldi, ne ho uno anche nei link, che è quello che uso io, che secondo me è fantastico, misurate i passi che fate in un giorno. Se sono 10.000, ma dai, sono contenta se sono 8.000, ma se sono più di 10.000 è meglio. Sono il suo giusto, diciamo, per avere un po' di movimento fisico, cioè il corpo non è fatto per stare fermo. Le estremità hanno pompaggio quando il piede viene ripetutamente schiacciato dai movimenti del corpo, per cui assolutamente non c'è bisogno di fare le corse tutti, o di ballare, o di fare chissà quali gare, però quantomeno di camminare a buon passo, almeno 30-40 minuti al giorno sarebbe l'ideale, ma comunque muoversi, e quella è un'altra cosa che aiuta. Poi un'altra cosa che può dare il bere troppo, che può dare dei problemi, il salare troppo può dare dei problemi, ovviamente il mangiare cibi infiammatori, lo sappiamo già, la troppa verdura, attenzione alla troppa verdura. Non so se vi siete accorti, ma quando non andate in bagno perché siete stitici, spesso la pancia è gonfia, non è sempre gonfia per ragioni chissà quali, ma spesso può essere gonfia anche per un tappo dato dalla troppa verdura. La troppa verdura, se gonfia la pancia, riduce anche il ritorno idrico dalle gambe. Badate bene che se state un giorno a digiuno le gambe si sgonfiano tantissimo, se saltate la cena le gambe si sgonfiano tantissimo, e se mangiate poca verdura le gambe stanno sgonfie, ok? Quindi anche lì la dose di verdura, cioè sì, tanta sì, ma tanta si intende tanta più che per esempio una dose di 100 grammi, non so, 150, si può anche arrivare a 180-200 grammi, ma non può essere mezzo chilo di verdura o un chilo di verdura, perché se è vero che non ingrassa, è anche vero che gonfia tantissimo, e quindi poi questo gonfiore ve lo ritrovate anche nelle estremità. Il fatto che poi spesso la verdura richiede condimento, chi mangia la verdura spesso lo accompagna con qualcosa, e abituare la vista e lo stomaco ad avere delle zuppierone davanti significa che poi, quando ci riduciamo ad avere magari una piccola galletta in mano o una piccola panino di legumi, ci sembra di mangiarne poco, e quindi magari ne mangiamo tre pezzi, che è tantissimo, che però è poco rispetto a quello che noi visivamente siamo abituati con la verdura. Per questo che vi esorto a controllare tutte le quantità, e guardate che questa cosa la sto imparando anch'io, quindi faccio questo discorso a voi ma anche a me, perché da brava ex bulimica ho sbagliato tantissimo sotto questo aspetto in tutta la mia vita. Inoltre, dilatare tanto lo stomaco, oltre a non servire niente, provoca anche reflusso gastrico, provoca anche un sacco di problemi, ok? Quindi, riassumendo, movimento, non troppo sale, non bere troppa acqua, alimentazione giusta per il vostro gruppo sanguigno, attenzione ai cibi infiammatori, anche la frutta secca è un cibo infiammatorio se mangiato in eccesso, anche la verdura, tutti gli alimenti se mangiati in eccesso possono dare dei problemi.
ok? E poi movimento, movimento, movimento. Ok? Un bacio. Ciao.